Alla fine del video precedente avevo accennato una tentazione, diciamo così, cui spesso cedono gli sviluppatori, i programmatori alle prime armi, e cioè diamo un'occhiata a questa condizione, che è tecnicamente perfetta. Il ciclo inizia, stampa 1, poi va avanti perché dopo l'incremento 2 è diverso da 11, va avanti finché dopo aver stampato il 10 conta diventa 11, 11 non è più diverso ma uguale da 11 esce. L'obiezione che noi prof di solito muoviamo a questa soluzione è che mette a rischio più di quello che dovrebbe. Spiego, qui è quasi impossibile sbagliare a gestire l'incremento di conta, sono proprio due righe, ma immaginate un ciclo più complesso con chiamate di funzioni e magari c'è una situazione, un giro di, di logica che porta a un doppio incremento del conta. E allora potrebbe capitare che conta da 10 passi a 12, cioè saltando l'11, che è l'unico valore, capite? L'unico valore che farebbe terminare questo ciclo. Mettendo invece minore o uguale di 10, beh, puoi anche sbagliare passi a 13, anche se vuoi, di un colpo solo, da 9 a 13, però poi si ferma, si ferma perché il contatore comunque non è più minore o uguale di 11, c'è un'enorme differenza, fosse un ciclo che sta controllando il funzionamento di una fabbrica e che deve fermare qualche macchinario, superato una soglia, d'accordo, magari ci metti un millesimo in più in meno a superare quella soglia, ma poi si ferma il ciclo, la fabbrica è salva, viceversa, dovesse andare avanti all'infinito, eh, la fabbrica chissà cosa succede, magari, magari scoppia. Potremmo sintetizzare questa osservazione dicendo che è meglio usare condizioni forti, cioè quelle che più discriminano. Non diverso da 11, ma minore o uguale di 10 e siamo ritornati alla soluzione dell'altra volta. Chiedevo di ottenere lo stesso risultato però con un ciclo con il controllo in testa while condizione Dobbiamo però riportare il contatore a 1, o a 0, eh? poi dipende anche in questo caso qua come organizziamo l'ordine delle istruzioni del ciclo. While si continua a ripetere, se è vera la condizione, il contatore non è ancora arrivato. Di nuovo è un minore uguale o un minore, però proviamo a mettere il minore uguale vediamo dove ci porta poi il ragionamento. Proviamo per pigrizia a fare un copia e incolla così com'è. Commento magari questo parte di codice, adesso questo di per sé sarebbe ridondante, ma mettete che un domani si riabilita il tutto, ci deve stare, lasciamolo. Conta parte da 1, è minore che conta, minore di 10, entra, stampa quell'1, poi lo fa diventare 2, 2 minore minore uguale a 10, sì, ok. Portiamoci come al solito vicino alla fine del ciclo, stampa 9, conta divento 10, non ho ancora stampato il 10, la condizione per fortuna è ancora vera quando conta vale 10. 10 è minore o uguale a 10. Entra un'ultima volta, stampa il 10, contatore diventa 11, ma la condizione adesso è falsa e quindi si abbandona il ciclo, che è corretto. Ora, come avevo già detto nel video precedente, in realtà per questo problema è il terzo tipo di ciclo che esamineremo, il for, che è perfetto nasce proprio quando bisogna enumerare, cioè contare il numero di volte che si sta ripetendo quel blocco di istruzioni. Per 5 volte, per 10 volte, il for è il tipo di ciclo da utilizzare, ma non perché sia migliore, migliore prestazioni, perché è più semplice da leggere ed è più difficile commettere errori e soprattutto dimenticanze. Qua abbiamo, usando un while o un while, due punti critici, dobbiamo ricordarci e qualche volta scappa di inizializzare la variabile che poi useremo come contatore, dobbiamo ricordarci, e finché sono due istruzioni, ci vuole tutta, del contatore e l'incremento. Ma nella foga di organizzare if con dentro altri if, con for, tac, alla fine ci si dimentica dell'incremento e il ciclo va avanti all'infinito. Col for questo è molto più difficile, non è possibile, ma perché? È nella struttura stessa del for. Riunire su un'unica riga di intestazione tutti gli elementi che fanno funzionare il for, che regolano l'iterazione del for. For si dichiara meglio qua internamente, così non farebbe confusione con eventuali variabili esterne che hanno lo stesso nome, int, i, o meglio ancora conta, se vogliamo verificare questo fatto, questo conta, non è questo conta, non mi darà errore, guarda che stai dichiarando due volte la stessa variabile conta perché è locale interno al for ed è un bene. Da 1, vedete, è la stessa cosa che abbiamo messo qua, prima del ciclo. Infatti questa parte, ricorderete, viene eseguita una volta sola, prima di cominciare il ciclo vero e proprio. È una parte di inizializzazione. Poi si mette la stessa condizione, conta, minore o uguale di 10. La terza parte dice cosa fare prima di ricominciare una seconda, una terza, una quarta volta il ciclo è questa parte qui. È importante quindi capire che con il ciclo for non scegliamo se mettere dopo o prima, è come se mettessimo alla fine il contatore. Questa parte qua viene eseguita alla fine, prima le istruzioni che si mettono nel blocco del for. Solo dopo, appena prima di ritornare all'intestazione per verificare se la condizione è ancora vera, prima si incrementa il contatore. Tutte le parti di controllo sono qui, su questa riga. Sappiamo che sono tre, lasciamo perdere i casi particolari, facciamo finta che siano sempre tre, non possiamo sbagliare. All'interno non dovremo più neppure preoccuparci di gestire o di dimenticarci di gestire il contatore e sarà sufficiente il comando che stampa video. Commento questa parte ed eseguo. Obiettivo raggiunto. A seguire, una variante, vogliamo il conteggio stampa ma al contrario, da 100 a 1. Ho copiato e incollato il do perché voglio anche in questo caso vederlo con tutti e tre i tipi di ciclo. E commento questo, conta, beh devo partire da 100 e andare all'indietro, quindi conta vale 100 in partenza. Potrebbe essere anche 101, però nel ciclo la prima cosa da fare sarebbe allora il decremento, perché qua è chiaro che conta non sarà più più, ma conta meno meno, toglieremo fino a che si potrà. Parte da 100, vogliamo vedere su video 100, giusto iniziare con la stampa. Poi togliamo 1 al contatore, conta meno meno. Qual è la condizione su conta che è severa? Deve portarci a ripetere almeno un'altra volta, e finché non abbiamo azzerato Parte da 100, poi 99, 98. Eh? Qui possiamo al limite sbagliare e dire: Beh, finché è vero che il contatore ci potrebbe venire dubbio se mettere maggiore di 1, maggiore uguale di 1, maggiore di 0, maggiore uguale di 0. Proviamo con conta maggiore di 0. Solta tecnica, spostiamoci verso la fine delle iterazioni, stampiamo 1 che vogliamo vedere, poi conta meno meno diventa 0. 0 non è maggiore stretto di 0. La condizione è quindi falsa si esce. È quello che volevamo. Anche in questo caso evitare soluzioni tipo ripetiamo fin tanto che è vero che conta diverso da 0. No, ci fosse un incremento sballato internamente, potremmo saltarlo il valore 0 e non uscire più. Controllo stretto, più forte. Andiamo di while. Di nuovo per sicurezza, ripeto anche l'inizializzazione, lo commentiamo e questo lo riattiviamo. Conta parte da 100. Finché conta è maggiore o uguale di che? Riproviamoci con 0 e vediamo quello che succede. Eh, questo adesso mi sto perdendo un attimo. Dunque, do while for do while. Beh, lo, lo lascio qua per dopo. Dicevo, conta parte da 100, e maggiore di 0 si entra nel ciclo, stampiamo il 100, poi lo decrementiamo, il contatore, 99 e così via. Andiamo verso la fine, stampo 1 e lo vogliamo, conta diventa 0 e come prima la condizione diventa falsa. Uscendo e saltando lo 0 che è proprio quello che si vuole. Provate magari a mettervi la prova dicendo: Beh, ma se io il decremento lo mettessi prima, com'è che devo sistemare il resto per far funzionare ancora tutto correttamente? Forse prima non ho fatto la prova col do. Pazienza, fatela voi, dovrebbe essere giusto. 101 rimane il for. Parte da 100 finché il contatore è maggiore di 0. E ogni volta prima di ricominciare lo decrementiamo. Si parte da 100 e vai pianino si arriva a 1. Tutto ok. Ed è terminata anche questa puntata. Vi lascio un compitino. Proviamo ad aggiungere qualche criterio in più. Tentate di impostare dei cicli che sempre da 1 a 100, quello che volete, stampino non tutti i numeri, ma soltanto i pari o soltanto i dispari. A risentirci.